bicicletta sta vivendo una seconda giovinezza, un boom di vendite che l'ANCMA stima in un più 25% nel 2020, questo per le bike. Ritieni che sarà un fuoco di paglia o una tendenza destinata a consolidarsi? No, non è un fuoco di paglia perché sicuramente magari un trend così importante è difficile ripetersi perché c'è un bonus, ma il trend c'era già prima, non è che prima del bonus di bike o la bicicletta facesse così fatica perché abbiamo visto il trend positivo. Ripeto, c'è una parte di consumatore, una parte diciamo molto importante di globo che sempre di più predilige il fatto di potersi muovere in maniera sostenibile, in maniera diciamo che non va a gravare su quello che è il nostro ecosistema. Per cui alcuni paesi nordici, in questo caso, hanno anche l'Inghilterra stessa, dove io lavoro con Endura, hanno sempre avuto questi numeri molto più importanti dei nostri. È una questione di consapevolezza. Oggi, diciamo, chi inizia ad andare in bici non è che domani scopre un altro mezzo di trasporto diverso o magari meno sostenibile che torna indietro. Cioè, chi inizia ad andare in bici continuerà ad andare in bici. Il turismo della bici è importantissimo. L'Italia sta accelerando questa fase, per cui chiunque ha un minimo di possibilità di andare sia in montagna, ma in qualsiasi posto, nei laghi e quant'altro, che comincia ad approcciarsi alla bicicletta, soprattutto con l'assistita. E questo trend sarà in continua crescita. Per cui, sì, il mondo della bici in Italia darà sempre dei risultati sempre più importanti. Anche nel mondo del lavoro, community bike diventa fondamentale per le città investire sulle ciclabili, investire soprattutto anche le aziende, stimolare maggiormente chi va a lavorare in bici, dandogli servizi per potersi cambiare. In tutte le aziende, cioè la fortuna diciamo che ho avuto io di esperienza sia in Barton che in Endura, da anni ormai tutti quelli che vanno a lavorare con le biciclette hanno sia il posto per il deposito della bici, le docce, il fatto di potersi cambiare, il fatto di potersi, a parte diciamo, non essere obbligati a usare un abbigliamento troppo, troppo costretto, per cui per noi esiste il mondo casual e la giacca e cravatta non è richiesta in nessuno dei nostri mondi, per cui le aziende stesse hanno sviluppato abbigliamento un po' più funzionale sia per andare in bici che poterci lavorare, per cui sì, è un trend sicuramente da osservare e da trasmettere.